Damiano Gelsomino, presidente Camera di Commercio di Foggia, una Manfredonia che vuole rialzare la testa dopo anni di buio totale e lo fa oggi con il rilancio di un gioiello. Qual è il porto turistico Marina del Gargano? Beh, senz'altro il porto turistico di Manfredonia è una struttura che può rilanciare, può dare il via a questa iniziativa, cioè può dare il via a questa città, perché ha bisogno di questi opifici per cercare di creare quanto più energia positiva, insomma. Cosa vi aspettate da questa bellissima struttura che già quest'estate ha attirato tantissimi natanti, tantissimi diportisti? Beh, insomma, diciamo che sono circa 2 anni che noi la gestiamo e quindi praticamente abbiamo già dato una svolta a questa struttura. Noi immaginiamo che questa può veramente diventare un punto di avvio di Manfredonia, perché Manfredonia ha tutte le potenzialità, ha tutte le peculiarità per ripartire e per essere al centro di questa attività che è importantissima per tutto il Gargano e per tutta la provincia di Foggia. Lei è stato sempre un forte sostenitore del metro del mare. Il porto turistico di Manfredonia può diventare il capolinea, il crocevia di questa interessante iniziativa per collegare le varie località rivierasche del Gargano? Beh, insomma, se non ci fosse stato il Covid, penso che era un progetto già nella nostra mente. Io sono convinto che nel prossimo anno senz'altro potrà diventare un argomento importante da Manfredonia per raggiungere un po' tutte le località del Gargano.